Dalla smentita alla conferma, arrivata anche attraverso i media dalle parole dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, il gruppo Suning sta cercando dei nuovi acquirenti che rilevino parzialmente o totalmente le quote dell'Inter. Ricordiamo che il 68% del club nerazzurro è nelle mani di Suning, il restante 31% invece fa riferimento a un fondo, il fondo Lion Rock con sede nelle isole Cayman. Ora abbiamo anche le cifre della valutazione, 750 milioni di euro, incluso il debito, una cifra in realtà molto distante dall'investimento iniziale di Suning, che è stato di 950 milioni. E se Zhang Jindong, il proprietario dell'Inter e padre del presidente Steven, che vediamo appunto in questa fotografia, sta prendendo in considerazione un'offerta così lontana dal punto di equilibrio, è perché il gruppo Suning ha urgenza di fare cassa. Infatti il bilancio dell'Inter è pericolosamente in rosso, lo vediamo, il passivo dell'anno 2020 è stato di circa 100 milioni di euro e Zhang tra l'altro non può nemmeno iniettare dei capitali freschi perché a causa della pandemia di coronavirus, è bene ricordarlo, il governo cinese ha limitato gli investimenti all'estero delle aziende nazionali. Ma chi è interessato all'acquisto dell'Inter? Beh, sicuramente lo è BC Partners, un'azienda di private equity che è nella fase di due diligence. Cosa significa? Che in pratica sta ultimando l'analisi dei conti, dei bilanci del club nerazzurro. Tutto è nelle mani del prossimo, ecco, personaggio che vediamo in questa fotografia, ovvero Nikos Statopoulos, che opera nella sede di Londra di BC Partners, e sembra che l'interesse nei confronti del club nerazzurro non sia solo propriamente calcistico, ma si concentri principalmente su merchandising, diritti televisivi e il nuovo stadio in cantiere che dovrebbe essere inaugurato entro il 2025. C'è un dato in particolare che deve catturare l'interesse di Statopoulos, un dato che riguarda le quote del club nerazzurro, perché il 4 dicembre scorso Zhang Jindong ha dato impegno il 100% del capitale della Suning Holding Group, che comprende anche l'Inter, a una società di nome Taobao, in pratica l'eBay cinese, controllata dal gigante Alibaba. Quindi Alibaba avrebbe il possesso, ma non la proprietà delle quote nerazzurre. E quando si cita Alibaba, lo scenario si amplia a macchia d'olio perché entra in scena un altro personaggio importante in questa vicenda, Jack Ma, che è il proprietario, il fondatore di Alibaba, di cui non si hanno più notizie da circa 3 mesi, un caso di cui tutti i media internazionali stanno parlando. È scomparso, come vediamo appunto nella grafica, dallo scorso 24 ottobre, in occasione di un evento che si è tenuto a Shanghai, un evento in cui ha rilasciato delle dichiarazioni particolarmente invise al governo di Pechino. Ha affermato infatti che la Cina non ha un rischio finanziario sistemico semplicemente perché non ha un sistema e questo è il vero rischio. La stretta di Pechino sul suo impero in realtà si è già fatta sentire, tanto che è naufragata, lo vediamo scritto, la mega IPO 37 miliardi di dollari di Ant Group, che è la fintech di Alibaba. Quindi bisognerà vedere se questa complessa situazione legata a Jack Ma e alle quote nerazzurre in mano ad Alibaba possano influenzare l'esito della trattativa con BC Partners. BC Partners, lo abbiamo detto, è nella fase di due diligence, e l'analisi dei conti dovrebbe essere ultimata entro gli inizi di febbraio. C'è una certa fretta di chiudere l'operazione. E da dove deriva tutta questa fretta? Beh, lo vediamo nei numeri della prossima fotografia. Meno 60 milioni per il gruppo Suning dal ticketing. Questo perché nel 2020, ovviamente a causa del Covid, i tifosi non hanno potuto recarsi allo stadio. Meno 20 milioni per quanto riguarda gli sponsor, che hanno giocato al ribasso proprio perché non hanno visto garantita una visibilità come negli anni precedenti, sempre a causa del Covid. C'è poi anche in ballo la questione degli stipendi, perché gli stipendi di novembre e di dicembre devono ancora essere pagati e quindi sul piatto andranno altri 60 milioni. Insomma, qualcosa dovrà accadere in tempi brevi e non è detto che a spuntarla alla fine sia necessariamente BC Partners, perché
perché alla finestra ci sono altri interessati, insomma, alla vicenda, all'acquisizione delle quote dell'Inter, ad esempio la svedese EQT e gli statunitensi di Arctos Sport Partners. In questo secondo caso, se dovessero prevalere appunto il fondo statunitense, l'Inter seguirebbe di pari passo le orme del Milan, che nel 2018, lo ricordiamo, è stato acquisito dal fondo Made in USA Elliott, che aveva acquistato le quote da un altro imprenditore cinese, il famoso Yonggong Li. Quindi vediamo che in appena 6 mesi il destino del club nerazzurro ha subito, insomma, un'evoluzione inaspettata. Dall'immagine di Leo Messi proiettata sulla facciata del Duomo, il sogno di portare la pulce in nerazzurro, a una situazione molto complessa dal punto di vista economico, peggiorata naturalmente dalla pandemia di coronavirus nel 2020, che sta costringendo il gruppo Suning a cercare degli acquirenti che rilevino, lo abbiamo detto, del tutto o in parte le quote del club, e che lo facciano anche abbastanza in fretta.